Buongiorno a tutti, Parco Astoria del Gran Sasso, Monti della Laga. Oggi facciamo un'escursione sul Monte Aquila, anello sul Monte Aquila, per ammirare il paretone del Corno Grande fino alla Portella, poi scendiamo un anello, facciamo una specie di anello. Beh, dimmi. Ah, ho capito. Ah, sì, certo, se no vado troppo sotto, sì. Spettacolo ecco il Monte Aquila sulla sinistra che adesso ci andiamo, lo spettacolo del Corno Grande in una giornata veramente da cartolina, finalmente una giornata degna del Gran Sasso. Qui si vede addirittura in lontananza il mare, guardate che nitidezza, l'Adriatico, eh? Ecco il Brancastello, inizia la festa del centenario, diventa sempre più difficile. Quella dove stavo prima. Eccoci qua, stiamo salendo sul Monte Aquila, che è questo qua a sinistra, escursione facile, senza problemi tecnici, che però ti fa godere di un panorama strepitoso sul paretone del Corno Grande, che è questo qua, e poi scendiamo un po', vediamo la laga, guardate come si vede bene il mare, oggi è una giornata nitidissima, si vede veramente a lungo a distanza. Questa è la parte del telamano. Eccola, sta per comparire la cresta del centenario. Eccola qua. Con la piana di Campo Imperatore in fondo il Monte Bolza. Questa, per chi conosce chiaramente bene il Gran Sasso, ovviamente questa è la cresta dello Scindarella, San Gregorio di Paganica.
piano fa, che sennò finisce il rullino, È bello, sì. Adesso facciamo inquadratura tutto. No, ti volevo dire se vogliamo arrivare su quella puntarella lì. Ti interessa la cosa oppure no? Non lo so, dimmi te, Se ti può interessare la cosa? No, è una cazzata, guarda, è tutto un pratino. È un prato qua sotto. Ah, no, se no te lo dicevo. Ma secondo me è quello più gettonato. Non ho visto altri punti, perché ti ho detto lo segnalava continuamente, quindi cioè ogni volta che proponeva sto giro lo segnalava. Ah, poi dipende perché. Mazza, è bello, eh? Dico, questa parte non me la ricordavo così rocciosa. A parte che non ci sono passato, poi sopra forse che non si vede bene dall'alto. Perché sopra rimane, torna a essere un po' erboso. È solo questo pezzetto qua. No, no, qui non sono, questa non l'ho mai fatta. Dopo di anche dall'alto mi sembra che non si nota tanto. E qua il netto? Scusami, pure più basso, qua. Qua stiamo a 2 3 3 8, hai fotografato, leggi. Ti posso dire quella punta verde?
verde è quella. Quella non serve a cazzo. Chi ha che devo far culo per la verdura d'altro? Ma perché tu devi far culo? Devi pensare solo a questo. Ho fatto scopi a seggiolino e ti faccio fare il bambino sulla seggiolina. Ma tu devi pensare. Stavi facendo? Col telefonino non ti volevo prendere. Poi prendi? Invece ti ho già preso. Adesso invece corno grande e macchinetta del caffè. Ah, carino. C'ha tanti soldi. Opa, scusate, eh. Confalonieri, proseguiamo il giro in cresta passando per il Monte Aquila, siamo stati lavato di corno, abbiamo fatto qualche altro 2000,
questo è il picco Confalonieri, è stato ribattezzato, non mi ricordo prima che cacchio di cima era, vabbè. Sì. No, infatti meglio così fa. Ecco il Pizzo Cefalone, ancora il Corno Grande. Qui siamo sulla cima della Portella, giusto? O l'anticino? Sì, Monte Portella, sì. Monte, oggi è un giro favoloso, salendo da Vado di Corno. Abbiamo fatto la cimetta, abbiamo fatto una piccola deviazione alla cima Vado di Corno, sulla cresta che porta il centenario al Brancastello, poi la cima del Monte Aquila, stupenda per la giornata odierna, poi il picco Confalonieri e la cima della Portella, se scendiamo. Beh, certo. Mo si è alzato un po' di vento però, eh. Quella là? Bello, eh. Lì. Vedi giù da queste parti qua giù.